Ciao a tutti! Oggi sono qua per fare il video, penso che mi avete richiesto più di tutti sul canale, più dei What's on my iPhone, più delle cover per iPhone, più della ricostruzione unghie, cioè qualsiasi cosa in più. Quindi sono qui per accontentarvi. Sono davvero felice perché sapete che comunque è un argomento che a me piace molto trattare. Sapete che sono un'appassionata ormai di questa cosa che sto per dirvi, cioè dei tatuaggi. Quindi in questo video vi faccio vedere l'aggiornamento dei tatuaggi perché vi avevo spiegato che comunque l'avrei fatto ogni fine anno. Quindi questo è quello del 2016, poi ci sarà quello del 2017, eccetera, eccetera, eccetera. Vi lascio già da ora nella scheda informazione gli altri video che ho fatto dei miei tatuaggi, perché in questo qua parlerò soltanto di quelli nuovi, quindi quelli vecchi o comunque quelli che ho fatto un po' di tempo fa, neanche ve li faccio vedere, a parte insomma quelli che si vedranno negli spezzoni perché sono attaccati ad altri. Tra l'altro avrete notato che ho rifatto i capelli e non vi preoccupate se li vedete di questo grigio argentato, perché poi con i lavaggi si andrà a togliere e torneranno biondo bianco, insomma quelli che vi piacciono tanto, visto che quando li ho fatti rosa non sono proprio piaciuti a tantissime persone. Comunque sia, vi metto anche nella scheda informazione sempre il video del cambiamento di capelli quando sono andata a farli, così magari se vi interessa potete andare a vedere anche dove li ho fatti. Detto questo, passiamo subito ai nuovi tatuaggi. Allora, penso quelli che non vi ho fatto vedere siano 3. Ci sto un attimo pensando perché non ne sono molto sicura. Allora, uno è piccolino, l'avete già visto sia su Instagram, se mi seguite, sia su Snap. So che ve lo dico sempre e magari sarò un po' ripetitiva, ma sono i social dove io posto qualsiasi cosa mi succede. Ah, tra l'altro, piccola premessa, cioè non sto e non sono scappata di casa e questo muro è un po' così, è perché sto staccando la carta da parati e poi dobbiamo riverniciare, quindi perdono. Comunque, il primo tatuaggio è quello che forse mi criticherete di più e vi spiego anche il perché, perché c'è da fare una piccola premessa, giuro che sarò più breve possibile. Nello scorso video vi avevo detto che non avrei mai fatto tatuaggi sulle dita perché per il lavoro che comunque dovevo andare a fare, avrei dovuto fare, non erano molto consoni, cioè fare l'estetista magari con i tatuaggi sulle mani non era proprio una cosa carina. Dato che ho preso una decisione sulla mia vita, sulla mia, insomma, sul mio futuro e non farò più questo genere di lavoro comunque dove bisogna avere un certo aspetto, perché in fin dei conti è così, ho deciso di fare questi tatuaggi che avevo in mente da un po' di tempo. Quindi è per questo che comunque ho cambiato idea rispetto all'altro video, che come sapete vi ho fatto vedere che avevo questo cuoricino qua in mezzo, che tra l'altro neanche si vede, quindi non è che dava fastidio, però comunque mi avete detto, ma come, prima dici che non dovevi farti sulle dita e poi ci fai vedere questo. E quindi vi faccio subito vedere, se non l'avete già intravisti, quelli che ho fatto sulle dita. Naturalmente li ho fatti sulla mano destra, perché la sinistra non la toccherò mai, questo state sicuri, perché io comunque sono molto, non lo so, legata al fattore della mano sinistra, perché comunque ci va la fede, è una cosa importante, quindi non penso la imbratterò mai, soprattutto la mano. E quindi l'ho fatti sulla destra e sono queste cose qui che adesso starete vedendo meglio il close-up. Sono due puntini su ogni dito, tranne sul medio che c'è questa sorta di fiore di loto, un po' stile mandala, sempre con i due puntini sopra. Mi piace tantissimo. Avevo già da un po' l'idea di farlo sulle dita, ma non volevo farle proprio sulle dita dita, ma proprio sull'attaccatura qui sopra dell'unghia, dove di solito ci stanno pellicine e schifezze varie, per intenderci. E sono davvero felice di come sono venuti. I tatuaggi che vi faccio vedere, due che sono quelli più recenti, non sono ancora guariti, però comunque avevo necessità di editare questo video prima, quindi ve li faccio vedere direttamente adesso. Quindi non sono ancora guariti, però comunque sia, sono bellissimi, mi piacciono tanto. Ho cercato di farli più possibile nello stile che piaceva a me, non prenderli magari da qualche pagina, eccetera. So che sicuramente qualcun altro li avrà in questo stile, però a me piacciono anche se comunque ce l'hanno altre persone, non importa. Mi piacciono davvero tanto. Poi con questa forma di unghia a mandorla, secondo me stanno particolarmente bene. E quindi questo è il primo, anche se è uno dei due più recenti che ho fatto, però era quello più piccolino, ci mettevo un po' di meno a spiegarvelo. Non c'è un particolare significato, è soltanto per una questione estetica. Questi qua, devo ammettere, che sono quelli che tra tutti i tatuaggi che ho sono
quelli che mi hanno fatto più male, perché comunque l'ago deve andare bene in profondità e va a toccare la matrice dell'unghia che c'è sotto, che comunque è bella spessa, e quindi diciamo che si sono sentiti. Devo ammettere però che questo qua, scusate il gesto, però sul medio dove è un po' più grande il disegno, in realtà non mi ha fatto niente, cioè non ho sentito niente, confronto invece all'indice e al pollice, che sono stati quelli proprio dove ho toccato le stelle, nel vero senso della parola. E questi qua non sono costati niente perché li ho aggiunti a un altro tatuaggio che poi faccio vedere dopo. Poi vi faccio vedere invece quello meno recente, che penso di aver fatto a settembre, che è il rossettino a forma o comunque con dei richiami leggermente sirenettosi, che sapete che io adoro follemente. È un rossetto viola, cioè di colore viola, e poi appunto a tema marino, insomma tutte queste cose. È uno dei tatuaggi che mi piacciono di più. E naturalmente ci ho allegato più di un significato. Tra l'altro, questo è un tatuaggio che si vede tantissimo, sia su Pinterest, su iHeartIt, su Instagram e cose varie. Però mi piaceva tantissimo, appunto perché legava varie mie passioni. Quindi la prima, sicuramente quella che si intuisce prima di tutte, è il trucco. In realtà ero partita con l'idea di fare più pezzi di trucchi, cioè magari rossetto, qualche pennello, l'ombretti, eccetera. Però poi mi sono detta, io faccio il rossetto, poi semmai nel corso del tempo uno può sempre aggiungere. E quindi ho fatto questo qua. L'ho fatto viola per un significato proprio specifico, perché comunque secondo me il rossetto, soprattutto nel trucco, è quella cosa che può andare a cambiarlo completamente. Quindi il senso del viola era che, appunto, mettendo un rossetto magari viola su un trucco semplice, fa sembrare il trucco subito più particolare. E quindi mi è piaciuta questa sorta di metafora, che poi magari non mi sono neanche spiegata e lo capisco solo io. Però come sempre io mi impappino, quindi la diciamo in questo modo. Poi l'ho fatto stile sirenettoso, come vi dicevo prima, perché amo le sirene, cioè per me sono la vita. Se potessi scegliere un'altra vita, vorrei essere una sirena. Io ci credo, secondo me esistono, cioè ragazzi, per favore sostenete la mia scelta. E quindi ho voluto farla in questo modo. Poi vabbè, la tatuatrice ci ha aggiunto delle bollicine qua e là per rendere un pochino più dinamico, però non hanno un significato specifico. E mi piace davvero tanto come è venuto, come è guarito, i colori, ci sta un po' di viola, un po' di oro e tutte le sfumature del verde turchese, è bellissimo. Anche la posizione, come è messo, visto che comunque essendo su questa parte è un tatuaggio che si vede molto spesso, anche quando parlo con la gente lo notano e quindi doveva essere anche bello, fortunatamente è bello. Questo qui non mi ha fatto male, proprio perché è in una zona che comunque è abbastanza molliccia, cicciottosa. Questo qui l'ho pagato insieme sempre a un altro, perché io non c'è mai stata mezza volta in cui io abbia fatto un tatuaggio solitario. E l'ho fatto appunto insieme a un altro che mi ero scordata di dirvi, di farvelo vedere, quindi dopo ve ne parlo anche di questo, però è molto piccolo e semplice, quindi sarà molto breve. E mi pare di averli pagati 80 o 70, non mi ricordo bene, comunque più o meno una cifra del genere. Poi quello che vi stavo dicendo che mi ero scordata è questo tatuaggio qua che state vedendo, ed è un tatuaggio che, anche se può sembrare semplice, contate solo che mia madre le chiama le fermate della metro, perché sembra, no, le fermate della metro, i puntini con la linea, no? Però a parte questo, questa qua è la costellazione del mio segno zodiacale, cioè il toro, per chi non lo sapesse, adesso lo sa, abbiamo chiuso questo cerchio. Io sono molto 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 legata al mio segno zodiacale, ce l'ho praticamente ovunque, Pandora sul cellulare, ho 3000 immagini, il tatuaggio, quindi ci stava farlo. E più in là ci voglio aggiungere il 22, che è sia il mio numero fortunato oltre il 10, che già sapete, e sia la mia data di nascita, quindi volevo aggiungercelo magari piccoletto vicino, insomma adesso vedo come fare. Però io sono molto legata al mio segno zodiacale, penso mi si addica perfettamente, cioè sono proprio io, e quindi buono. Questo qua mi ha fatto un po' malino, perché in una zona molto sensibile, dove la pelle è sottilissima e poi sotto ci sono tutte le vene e cose varie,
E infatti le mie amiche, e c'era anche Martina quel giorno che li ho fatti, mi guardavano, c'ho una faccia un po' così, però vabbè, è stato molto veloce, insomma, sopportabile. Però ecco, magari se dovete farvi un primo tatuaggio non scegliete questo punto, così per consiglio, poi comunque varia da persona a persona, come dico sempre. E mi sono ricordata di un ulteriore tatuaggio, io ormai ce n'ho comunque parecchi, ce n'ho 15, quindi ogni tanto me li scordo. È un tatuaggio piccolissimo, questo qua penso di potervelo anche far vedere da qua senza il close up. Ed è questo tatuaggio qui, sono due X unite, molto spiegandolo così, ed è un simbolo celtico, ed è il simbolo celtico della famiglia e della fertilità, che questa cosa fa ridere tantissime persone quando dico famiglia e fertilità, perché dicono questa che cacchio si deve fa. Io sono molto legata alla famiglia, proprio all'idea di famiglia in generale, oltre che alla mia, vabbè, naturalmente, come tutti penso. E inoltre sono molto legata al fatto di avere figli, comunque mandare avanti una generazione, eccetera, eccetera. Quindi ho deciso di fare questo tatuaggio, comunque piccolino, che ripeto, a volte me lo scordo come si è visto. E quindi, insomma, oltre questo significato non posso andare oltre, perché ve l'avevo già fatto vedere in un vlog, che è l'ultimo vlog del canale dei vlog, mi pare. E ci sono altri significati dietro che non vi so spiegare. Comunque, fondamentalmente questi sono, e appunto l'ho fatto insieme alla costellazione rossetto, questo qua piccolo. E poi passiamo all'ultimo tatuaggio, che è uno di quelli più recenti insieme a questi qua sulle dita, che sono dei fiori di ciliegio. Però sono messi un po' strategicamente perché dovevo attappare dei buchi, diciamo così, sul braccio. E sono questi qua che state vedendo, sono dei fiori appunto di ciliegio rosa, sono due interi e due boccioli messi ad incastro insieme ad altri tatuaggi che già avevo e che vi ripeto, se volete vedere anche quelli, vi metto qua nella scheda informazioni, insomma, se la riaprite li trovate, poi non so mai se sta qua o qua. Comunque apritela. E questi qua, allora, devo ammettere che una parte di questo tatuaggio vorrei tenerla intima, privata, insomma, mia, perché hanno un significato un po' particolare e un po' mio, quindi capirete se non ve lo spiego. Poi mi piaceva l'idea che comunque continuasse anche se separato, mi piace molto. Mi piacciono molto i colori, rispecchia molto il mio periodo rosa. Sono dei fiori che mi piacciono tantissimo, mi piacciono davvero tanto. E sbocciano in primavera, che appunto, sempre ricollegandoci al mio compleanno, segni zodiacali, eccetera, e appunto mi rappresentano. Quindi è un po' questo quello che vi posso dire su questo tatuaggio. Il punto, allora, quelli sul polso non potete capire. Io vedo le stelle, sto continuando a vedere le stelle perché io, avendo la pelle chiarissima, come potete notare, ok, che i colori mi tengono molto dei tatuaggi, però mi fanno anche molto male, mi si gonfia tantissimo il braccio, soprattutto il giorno dopo il tatuaggio, e non riesco proprio a girarlo. Io ancora adesso un po' mi fa male, ma male nel senso indolenzito, non male. Soltanto il pezzo qui sul coso, come si chiama, sul polso. Vedete, mo c'ho la felpa, comunque questi qua, no? Soprattutto quello grande, un po' mi fa male, mi ha fatto male. Però non tanto lì per lì, perché devo ammettere che non tanto. Invece questo nella parte un po' più sopra non mi fa male adesso, non mi ha fatto male prima, insomma, è stato molto tranquillo. Il prezzo di questo, allora, questi fiori e quelli sulle dita, ho pagato in tutto 100. Perché i fiori, anche se non sembrano, ragazze, ma anche tutte le mie amiche lo hanno detto, sembrano piccolissimi, ma in realtà sono belli grandi. Attendere, prego. Sto per essere messo in contatto con un operatore. Detto questo, spero di non essermi scordata niente, comunque non dovrei. Questi erano tutti i nuovi tatuaggi per questo 2016, poi non vi assicuro che nel 2017 non ce ne siano altri, non posso assicurarvi questo, mi chiedete troppo. Spero come sempre vi piacciono, scrivetemi qua sotto se avete qualsiasi domanda inerente a tatuaggi, se avete magari intenzione di farne qualcuno e volete, che ne so, qualche parere, cose del genere, insomma. Scrivete qua sotto, mettete un bel pollicino in su e iscrivetevi se ancora non lo siete, ma questo insomma non c'è neanche da dirlo. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!